Ciao a tutti, Colors, benvenuti in questo nuovo video con degli ospiti un po' arrabbiati. Va bene, cercherò in fase di montaggio di non farvi pesare troppo la situazione. Questo cane ha discreti problemi sociali. Detto ciò, veniamo al video. Sono stato taggato da Renato ASMR in questo fantastico video tag sugli anni 90. Non ho trovato il creatore, quindi se qualcuno sapesse da chi è stato creato, mi facesse per favore la gentilezza di commentare qui sotto con il tag è stato creato da nome creatore e io correggerò il titolo e il box informazioni. Ma veniamo alle domande del tag, non sono tantissime, quindi non vi dovreste annoiare. Pensando a quando eri piccolo, qual è il primo ricordo felice che ti viene in mente? Devo dire che per quanto riguarda l'infanzia mi ritengo abbastanza fortunato, nel senso che diciamo che le cose poco felici sono iniziate in adolescenza, preadolescenza, barra adolescenza, quindi posso dire che la mia infanzia è stata abbastanza felice, tutta, non posso lamentarmi troppo. Da piccolo facevi collezioni? Quali? Sì, facevo una collezione, anzi no, due collezioni. Una era quella delle card dei Simpson, ne avevo veramente tantissime. E l'altra, molto più banale, scontata, molto stereotipata maschile, era quella delle macchinine, che erano solo tipo 8-9, quindi l'ho finita anche presto per la gioia di mia madre che odiava avere cose che definiva inutili per casa e le spostava continuamente e a volte le buttava anche nel pattume. Quando i social non esistevano e si messaggiava con gli SMS pagandoli, quale cellulare avevi? A quanti anni te l'hanno regalato? Allora, sotto mia leggera insistenza, ho avuto il primo cellulare all'età di 13 anni, ben 18 anni fa. Non mi riesce a ricordare se fosse un Siemens C35 o C45. Confronterò le foto in fase di montaggio e vi farò sapere. Qual è la prima canzone che ti viene in mente pensando agli anni 90? Tutte quelle degli F65 che ho visto in concerto nel 2017, vi lascio il video nelle schede. E poi tantissime, che ne so, Drago di Ricarico, che recentemente ho inserito nel mio repertorio non senza qualche difficoltà, Mualolità, che io ho conosciuto nella versione di Alizé, ma ho scoperto che non è di Alizé, ma quella di Alizé è una cover, e tante altre. Qual era il tuo programma o film preferito di quei tempi? Usavi il videoregistratore? Sì, usavo il videoregistratore e guardavo i cartoni animati in videocassetta, cosa che purtroppo adesso non credo nemmeno sia più possibile. E uno dei miei programmi preferiti, anzi ve ne dico due. Due dei miei programmi preferiti erano Solletico, 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 bom bom bom, con Elisabetta Ferracini e Mauro Serio. E un altro mio programma preferito era la Melevisione, ragazzi. Melevisione che, con tutto il rispetto per Lorenzo Branchetti, che io adoro, per me era rappresentata da Tonio Vertonio, cioè Danilo Bertazzi. Seguo entrambi adesso. Quali sono state le tue scarpe preferite in quegli anni? Allora, io ho sempre portato le scarpe ortopediche, le porto pure adesso. Però mi ricordo che ormai negli anni 2000, non negli anni 90, inizia a essere fissata con la moda femminile, cioè nonostante iniziassi, scusate, a capire che mi piacevano le ragazze effettivamente, però mi piaceva nello stesso tempo fare da stilista alle ragazze e alle donne. Quindi
Facevo domande del tipo, oggi non le hai messi gli orecchini? Oggi non le hai messa la collana? Sì. Psicopatico già da piccolo, mi rendo conto. Va bene. Videogioco barra gioco da tavolo più usato a quei tempi. Io ho tutti e due. Gioco da tavolo assolutamente Monopoli. Cioè, chi non ha giocato a Monopoly negli anni 90 aveva una vita triste. E qui spero che guardi il video Daniele DS3, così sarà contento. E videogioco sarebbe più corretto dire console, perché di giochi ne avevamo tantissimi. Nintendo 64. Guardando le foto di noi da piccoli, eravamo vestiti strani. Condividi, se hai piacere, una foto del mini te. Mi farebbe molto piacere, in quanto ero molto buffo e carino. Però non vivo più in famiglia e non le ho, quindi devo bypassare questa domanda. Pensando a quanto sono cambiati i tempi, sei nostalgico e vorresti vivere come prima o sei felice di come tutto si è evoluto? Indubbiamente ho dei ricordi belli legati all'infanzia, come ho detto prima, ma non baratterei la fibra ottica per il modem a 56K, non baratterei quello che poi ho passato in adolescenza e prima età adulta, non baratterei l'assenza dei social network che mi condannerebbe ad una solitudine assicurata in questo momento, sia amicale sia potenzialmente sentimentale, quindi direi che ci teniamo il 2021 e va a fare il bene, allora qui non c'è una domanda 10 per taggare, però voglio taggare ugualmente. Intanto penso che questo tag possa piacere tantissimo a Daniela del canale Danielita92. No, scusate, il mondo di Danielita92, sono rimasto al nome vecchio, mi devo aggiornare. E non lo so se lo vuole fare anche il tuo Daniele, Daniele DS3, visto che ultimamente si sta aprendo un pochino di più. E lui avrebbe qualcosa da dire, magari di interessante sugli anni 90. Quindi io lo propongo anche a Daniele, se se la sente. Altrimenti. Altrimenti lo puoi fare solo tu, oppure lo potreste fare in coppia sul tuo canale, come preferite. Gestitela un pochino voi. Poi voglio taggare anche la mia amica Sara del canale L'Angolo degli Arcani, a cui so che piacciono tantissimo i tag. E basta, facciamo queste tre persone, perché poi onestamente non so chi taggare. Renato l'ha già fatto e mi ha taggato. Carlotta ASMR l'ha già fatto, volevo taggare lei, mannaggia. E quindi spero che il video vi sia piaciuto. E vi ricordo, se non siete iscritti e siete nuovi, di iscrivervi al canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!